Libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio. Buonasera, io sono Giordano Luigi, il vice sindaco di Ceriali, e con onore che accolgo qua nella nostra città due famosi personaggi, il giornalista Giacomo Ferrari del Corriere della Sera e Romeo Gazzaniga, lo scrittore, che stasera presenterà il suo libro nella sala consigliare del comune. Giacomo Ferrari non è la prima volta, mi pare, che viene qua nella nostra città, vero? No, assolutamente, anche perché io ho casa qui vicino a Pietraligure, per cui ci vengo anche in bicicletta da Pietra Ceriale, molto vicino, quindi mi sento un po' ligure anch'io da tanti anni ormai, forse gli stessi anni che ho trascorso al Corriere della Sera, anzi esattamente sono diventato cittadino ligure nel 1986, l'anno stesso in cui cominciavo a lavorare al Corriere. Prima avevo fatto altre esperienze in altri giornali. Romeo Gazzaniga è un mio amico di infanzia, siamo cresciuti assieme, ci conosciamo, le nostre famiglie sono molto legate, non a caso siamo finiti vicini di casa anche al mare. E per me è veramente un piacere poter dire due parole, perché presentazione diventa una parola grossa, dire due parole, qualche considerazione su questa fatica che ha fatto Romeo, al quale auguro un grande successo. Adesso passo la parola al nostro scrittore Ugo Gazzaniga. Io lo conosco da tanti anni. Da quando ero in opposizione. Da quando ero in opposizione, praticamente, e qua da 40 anni. Quindi 44. 44 con esattezza. 44 con esattezza. E mi fa veramente tanto piacere stasera che sia il nostro ospite, perché porta lustro in un certo qual modo anche alla nostra cittadina. E poi le parole sul libro le faremo più tardi. Adesso la parola al nostro scrittore. Confermo di essere un cerialese da 44 anni, da quando abbiamo comprato la casa qui al mare. E la presentazione del libro di questa sera, Condominio Italia, come si indirizzano e si controllano i parlamentari che lo amministrano, sembrerebbe un qualche cosa che stona con il clima delle vacanze e con i contenuti che sembrano austeri. In realtà ho scritto un qualche cosa di leggermente diverso da quello che uno si può aspettare in termini di approfondimento, ma scanzonato, semi-ironico, ma con contenuti veritieri, dove il lettore troverà condiviso tutta una serie di esperienze che leggerà nel libro, e mi auguro che questa sera questa cosa riesca ad esprimerla bene agli intervenuti. Grazie. Per motivi in cui si pensava di risolvere meglio quei problemi che i loro partiti di iniziare il riferimento ideologico non avevano mai risolto. Però tutto questo non basta ancora, perché non basta fare il tifo per un personaggio, perché è difficile che si identifichi sempre nelle sue azioni con quello che noi vorremmo. È opportuno che venga. Libertà e portafoglio sano è partecipazione. Libertà e portafoglio sano è partecipazione, tanti anni fa la cantava Giorgio Gaber. Anzi, più che una canzone, a tratti dal tono della voce sembrava un'esortazione. Partecipare vuol dire esserci, sentire, controllare, elaborare, contestare, proporre, eccetera. Non abbiamo mai partecipato per abitudini ataviche e mancanza di formazione adeguata. Mugugnare sì. Abbiamo sempre mugugnato mutuando da antiche consuetudini di Marina tale diritto. È proprio il mugugno l'unica cosa che ci distingue dalle gazzelle di Thompson, abituate quanto rassegnate ad essere abituale pasto per carnivori di ogni tipo. E se ci decidessimo a portare all'incasso quell'assegno rilasciatoci dall'articolo 1 della Costituzione che teniamo ancora in tasca dal dicembre 1947? La sovranità appartiene al popolo che la esercita. Irrobustito dall'invito dovere a partecipare alla vita pubblica, subito ribadito dagli articoli 3, 4, 49, 50, 51 della stessa.
Siamo un po' in ritardo e rischiamo di trovare il conto corrente chiuso o sentirci dire che l'assegno è stato presentato fuori termini, ma vale comunque la pena di tentare di incassarlo. Come? Entrando nei partiti che abbiamo votato e frequentandone sedi anche periferiche, quelle poche volte all'anno che contano, prese di decisioni, scelte di candidati, valutazione dei dirigenti in carica, eccetera. A evitare equivoci, un controllo molto da vicino con una sua continuità, non democrazia diretta. Logica, non tanto quella del militante, ma quella del condomino, che intende controllare ed indirizzare il proprio amministratore del condominio in quanto immesso nel ruolo e pagato dai condomini. Amministratore quindi nel suo doppio ruolo di 1. Eletto e remunerato da cittadini come rappresentante portatore delle loro istanze e come tale da seguire e controllare da vicino. 2. Autorità quando produce leggi che ogni cittadino deve rispettare. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è anche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.